E bentornati in questo nuovissimo video. Oggi mi ritrovate ancora qua con il mio cerchietto unicorno, ma solo per un semplice motivo, perché sono ritornato per il secondo round degli acquisti Tiger. Ebbene sì, sono stato tentato ancora una volta ed eccomi qua con un altro video haul. Tentato un pochettino da uno degli ultimi video della Nika, a cui mando un bacio gigante, e poi anche perché ovviamente questa collezione dovevo acquistare non tutto, ma quasi. Ma bando alle ciance, passiamo subito agli acquisti che ho fatto. Ho speso all'incirca 15 o 16 euro, ma non di più, e volevo cominciare col farvi vedere questa fantastica borsa. Veramente molto bella, è molto capiente, ci sta tanta roba. La trovate in vari colori, è di un tessuto bello spesso, quindi non si rompe, non si stropiccia soprattutto. Di Tiger da entrambi i lati, con i classici occhiolini che contraddistinguono il marchio, che contraddistinguono il logo, e veramente molto capiente, quindi se andate da Tiger ve la consiglio. Ma adesso guardiamo quello che ci interessa di più, ovvero quello che ho acquistato. Volevo partire da una cosa che ormai tutti abbiamo visto sui vari video haul e che a me proprio mi ha tentato sempre la Nika, perché l'ho vista in un suo ultimo video, ed è praticamente l'agenda oleografica della collezione di novembre. È bellissima, oltretutto non è né piccola né grande, quindi è una media misura, la trovate al prezzo di 4 euro e sentivo su molti video che praticamente in tanti la trovavano rovinata. Io ho avuto la fortuna di trovarla né rovinata ma neanche intatta, perché comunque sulla copertina davanti non c'è un segno, se c'è qualche graffio perché magari gliel'ho fatto io nel tirarla fuori. Un po' sul retro, che qua vedete è stata segnata, ma semplicemente perché meniscatolarle, quelli di Tiger, hanno fatto pressione con questi cosi tra un'agenda e l'altra e si sono segnate. Magari col tempo questi segni scompaiono, e insomma l'ho presa perché mi piaceva tantissimo e perché sicuramente a imminente uscita ve la decorerò insieme a voi. Per due al prezzo di un euro, sempre per decorare l'agenda, uno di questi, ho preso questi due biglietti d'auguri. Sì, sono bigliettini quelli tipo auguri di buon compleanno. E questi qua costano due al prezzo di uno. Trovate all'interno, vabbè, il biglietto di auguri, ovviamente all'interno è bianco, quindi potete decorarlo a vostro piacimento. E all'interno trovate anche la busta per inserire il vostro biglietto. Poi ho acquistato 1, 2, 3 e non trovo più il quarto. E 4 washi tape, ovvero nastri adesivi. Due oltretutto li ho già ripetuti nel video scorso, ma li ho ricomprati perché insomma questa collezione non so più quando ricapiterà, perciò li ho presi a tutti i costi. Ho preso ancora un nastro adesivo con blu con gli arcobaleni e le stelline. Poi questo è nuovo, questa qua è una nuova fantasia, ma comunque rosa con le stelline verdi. Poi questo fucsia con tutti gli unicorni. E infine questo color Tiffany, ovvero verde acqua, con gli unicorni e i cuoricini. Vediamo se li mette a fuoco. Ok, poi andiamo avanti. Ho acquistato una, quella che fa i buchi, perché ovviamente adesso vi devo decorare l'agenda e mi serviva una spillatrice, ovvero quella che fanno proprio i buchi nei fogli. Costa 1 euro e la trovate in questo formato, un mini formato, ma è veramente molto comoda. Io l'ho provata, ha oltretutto un blocco qua che ve la tiene chiusa, e una volta tolto il blocco diventa così, è proprio mini 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 mini. Poi se la volete bloccare, fate, insomma, fate così, la bloccate e voilà, e la trovate in questa scatolina piccolina piccolina. Poi
ho preso da grande appassionato di gommine di tutte le forme, di tutti i colori, veramente ne ho tantissime su nella mia postazione cartopazza. Ho acquistato altre gommine, ce ne sono di tanti modelli, di tante forme, colori diversi. Io, vabbè, ovviamente per venerare questa collezione unicorni, ho preso quelle proprio unicornose, ovvero tutto un po' fantasia così. Le trovate in queste simpaticissime confezioni, le trovate a 1 euro, di solito vicino alla cassa sono, e all'interno io c'era il cuoricino, un unicorno, ovviamente, vabbè, un diamante, così, mi sposo, e poi l'arcobaleno, e questo non poteva mancare assolutamente. E poi, vabbè, si chiude tranquillamente. E ho acquistato 2 matite, anche queste qua viste sul canale della Lite, e sono praticamente matite con stampa oleografica, e al cappio di queste matite trovate dei simpaticissimi unicorni rosa con tutte le cose un po' colorate, che però, ma sono unti questi cosi, guardate, tipo mollano l'unto. Non capisco il perché, vabbè, dopo tanto li devo tirar fuori e metterli nel portamatite. 2 bustine di questo genere, perché poi andrò a decorare e le voglio mettere nella mia agenda, nella decorazione della mia agenda. E sono semplicissime, anzi, semplicissime no, hanno una chiusura un po' particolare con il filo, un pochettino antichizzate, e queste qua molto probabilmente le userò alla fine dell'agenda, quindi le appiccicherò alla fine dell'agenda, ma aspettate questo video che insomma vi do qualche nozione di decorazione agenda. E queste qua costano, sono 2 al prezzo di 1 euro. E poi vabbè, passiamo ai miei amatissimi slime. Come sapete, la mia collezione di slime sta crescendo, ne ho di tutti i tipi, ve li sto presentando piano piano, uscita per uscita. Sicuramente mi metterò a fare anche degli slime quando ho più tempo. E praticamente ho preso ovviamente uno slime unicorno, che adesso apriamo insieme. Profumo neutro. Praticamente ha un contenitore tutto stellato, insomma, che si rifà al mondo della notte, al mondo fantastico, dei cieli dell'universo, e lo slime al suo interno è un color mocciolo, insomma, sembra un color muco più che un color cielo. No, vabbè, è carino perché è questo color verde acqua, un po' glitterato, un po' shimmer, quindi all'interno del slime shimmer ci mettono l'olio Johnson dei bambini. E dentro la particolarità di questo slime è che trovate un unicorno rosa che esce, guardate, wow, ed è fantastico, tipo io voglio far uscire l'unicorno, ok, trovate questo unicorno, bellissimo, e poi questo slime. È un po' freddo adesso, quindi è un po' difficile da lavorare, però è bello, 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 molto, molto morbido. Quindi è super rilassante. E poi, come ultimo acquisto, ho preso uno slime a diamante. Penso che sia uguale a quello unicornoso, cioè ovvero stessa consistenza, stessa sostanza, stesso profumo neutro. Quindi devo dire che sono molto bravi a giocare con le confezioni. Anche questo super sigillato. Però questo qua ho notato che è molto più glitteroso di quello unicorno. Apertura così. Sì, stessa consistenza. Stessa identica consistenza. Alla fine che fanno sono praticamente le confezioni. E guardate. Però questo qua si lavora molto meglio. Non è shimmer, quindi non è super lucido. È piuttosto opaco. E adoro anche questo, e questo qua andrà ad arricchire anche lui la mia collezione di slime. Però questo si fa una fatica marcia a chiudere, quindi lo chiuderò dopo questo video. Guardate, si fa fatichissima, cioè dovete inclinarlo, insomma, ecco, chiudo. Ottimo, poi vi resta questo diamante che se volete regalarlo alla vostra amorosa o moroso. E per questo video haul super unicornoso è tutto, io spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like,
iscrivetevi al mio canale YouTube. Inoltre vi aspetto sulla mia pagina Facebook, che è una pagina pubblica, il mio gruppo privato di Facebook, La Semplicità di Sweet Vanilla, Instagram, Twitter e Musical.ly. Vi lascio giù tutti i link nell'info box. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo e